che a Villacidro soprattutto noi andiamo a affrontare una gara che ci può solo creare problemi. Perché se la vinci non hai fatto nulla, se non la vinci rischi, cioè, di rovinare tanti mesi di lavoro, perché effettivamente sia come autostima, sia come spirito, sia come classifica, come tutta. Quindi è una partita piglia con le molle, perché è una squadra questa che, per carità, i numeri dicono che è una squadra che è in difficoltà, perché se non sbaglio ha 3 punti, ha perso 9 partite su 12. Però a differenza di altre squadre che sono lì sotto, è una squadra che subisce pochi gol, facendo la media, ne fa anche poche, cioè, a dire la verità. Quindi può essere una partita insidiosa, hanno cambiato, se non sbaglio, anche allenatore. È chiaro che se una squadra ha dell'ambizione, vuole avere progetti importanti, vuole essere, cioè, protagonista, questa è una gara indubbiamente da vincere, però da stare molto attenti, farla con personalità, soprattutto con pochissima, anzi escludiamo la presunzione, anche se a volte un pizzico di presunzione ti può dare un po' più entusiasmo, però in questo caso qui non ci deve essere proprio presunzione, perché potremmo farci del male, questo non è accettabile. Niente. Poi l'altra partita ci penseremo dopo, perché è una partita alla volta, 2 partite fuori casa, che se fatte bene, con lo spirito giusto, con l'intensità giusta, ci possono magari fare avvicinare, però comunque ci danno ancora più forza verso il rush finale cioè del girone d'andata, perché poi dopo ci sono 3-4 partite molto, molto interessanti. Però pensiamo a una alla volta, questo è più difficile di quello, cioè di quanto possa dire la classifica. Sì, anche perché ha detto bene, ha un passivo in termini di sconfitte importante, però è anche vero che voi venite da un 6-0. Da questo punto di vista, come vi condiziona 6-0? Lei l'ha detto subito dopo la partita, pensiamo subito a Villacidro, 6-0 può far paura visto dall'esterno, però può essere pericoloso nel senso che se battete 6-0 il Castiara, che è l'unica squadra che ha sconfitto la Torres, che è venuta lì con 2 gare, con 2 vittorie consecutive, eccetera, c'è il rischio, come ha detto lei, di scendere in campo con un, non so, spirito magari di superiorità o cose del genere. Per questo chiedo come vi condiziona 6-0, oppure vi No, vabbè, dà ci più può condizionare, cioè consapevolezza. non ci deve condizionare, ci deve dare la spinta giusta, lo spirito deve essere sempre quello cioè, di giocare con la massima intensità, poi il resto sono chiacchiere, perché in questa categoria, in questo campionato, se solo non hai l'intensità giusta, non hai la fame giusta, perdi contro chiunque, questo può succedere anche a noi. Il 6-0 ti dà un po' più di entusiasmo, autostima, soprattutto cioè, per i nostri Gli attaccanti che hanno fatto attaccanti, gol sì. tutti e tre, quindi. Però bisogna stare belli attenti e belli sul pezzo, perché ripeto, questa è una partita che ci può solo creare problemi, però per vincerla ci vuole la massima intensità, se no non cioè, non la vinci, c'è niente da fare, è così. Se affrontaste la prima in classifica, Assolutamente, perché Villacidro è una squadra che 3 settimane fa ha perso 1-0 a Sassari. E ho avuto la palla gola all'89esimo, perché ho visto le immagini, mi sono documentato, quindi non è che voglio sistematicamente elogiare oppure sopravvalutare i nostri avversari ogni settimana, però io vado a guardare proprio nello specifico, e questa è una squadra che, ripeto, solo una volta ha subito una goleata, che l'ha presa contro il Fertile in casa, dopodiché è una squadra che comunque se la gioca, perde 1-0, perde 2-1, è sempre lì, quindi la partita fino al 90esimo è sempre lì, quindi niente, è da prendere con le molle. Chiaramente è una partita da vincere e basta, su questo non ci piove, però bisogna andare con la testa giusta. Mancherà Gianni Spano, giusto? Sì. Ha già pensato quale giocatore schierare laterale destro? Perché presumibilmente la rosa andrà in coppia con Baruccio al centro, Non lo so, io ci ho no? già pensato, a dire la C'è la verità. possibilità di A dire la un contatto di verità, a Orcini? pensarci, ci ho pensato già quando ci hanno appeso la munizione, a dire la verità, già in campo. Però è sempre la settimana che ti è detta. Chiedevo solo se c'è la possibilità che rientrasse Orcini, giusto per. Non lo so, chi ancora non so chi gioca, non è che voglio fare le tattiche, ancora non lo so. È chiaro che una mia idea ce l'ho, però c'è l'allenamento di oggi, quindi vediamo un po' chi è in palla e che potremmo anche cambiare qualcosa, quindi Potrei vediamo un po'. andare neanche a Calangianus domani per. Ah, vai? Sì, Io sì, passate che ti prende, sono al lavoro. no, ci va, sì, perché è giusto, è una partita interessante su tutti i punti di vista, anche perché noi fra un mese incontreremo la Torres, quindi c'è Un l'occasione per mese? vedere.
un mese e dieci giorni mercoledì di dicembre, tra 40 giorni 21. Sì, lo incontreremo. Ah, è già così. Il 21 dicembre, sì, quindi lo incontreremo prima di Natale. L'ultima partita prima di Natale. Ci metterebbe la firma per arrivare contro i punti di scatto allo scontro diretto? No. Un po' davanti. Sì, infatti Lutero proprio con Calangelo Storia, perché si spera comunque che a differenza di qualche altra squadra gallurese. Non lo so, però è chiaro che noi siamo dietro. Noi più di vincere non possiamo, quindi voglio dire. Per forza bisogna augurarsi. Adesso sì, prima eravamo pari, adesso, però voglio dire, c'è anche il Fiertilia, c'è anche il Talora, quindi. Ce n'è di strada, sì, ce n'è di strada da fare. Confidi nel Calangianus che ha detto che vuole giocare per vincere, perché deve riscattare una. Calangianus in casa, fino adesso non ancora bene. È una squadra che in casa è difficile da incontrare, veramente difficile, perché poi sono molto bravi sui calci piazzati. Sarà una partita, penso, abbastanza. Vi auguro. Combattuta come combattuta. Quella della Tavolara, diciamo, a Sassari. Cosa ho pensato sulle due autoreti della Tavolara, così? Visto che. Che fa parte del gioco. Ah, okay. Se vai in anticipo ci sta pure che magari le porte. No, no, io non. Non ha pensato che. Assolutamente, non posso. Diciamo pensare. Che è una cosa singolare, due autoreti, una partita non lo so. Succede. Avendo giocato tanti anni so che succede. Il Pitt è molto arrabbiato, il padrone ovviamente molto dispiaciuto per questi errori dei suoi giocatori, quindi. Dato la prima partita. Non so, io. Non so che sinceramente non so che vabbè, dire. Non è una provocazione, no, ho capito, però non so che dire. Io. È chiaro che conoscendo la qualità del Tavolara io mi aspettavo. Però adesso hanno qualche problema anche l'organico, per essere sincero, perché poi sono andato a vederli anche l'altro ieri col Valle d'Oro. Una squadra che comunque rimane una squadra di qualità, però adesso qualche problema d'organico. Io mi aspettavo, però comunque dovrà giocare contro la Torres, che in casa ha vinto tutte le partite. E quindi vedi, non è che è andato a perdere, adesso è una squadra che ha tanta qualità, abituata a vincere, è un anno che praticamente che vince. Ha fatto i playoff alla finale l'anno scorso, quindi non scopro nulla. Come Fiertilia, tutti si dimenticano che Fiertilia l'anno scorso ha fatto 77 gol, è arrivato a terzo in classifica. Non è che inventi una squadra che comunque aveva già qualità l'anno scorso, non ha fatto altro, cioè non sta facendo altro che confermare, lo confermerà fino alla fine, perché secondo me è una squadra importante, Fiertilia. Con i giovani bravi. Con i giovani bravi, che però potrebbe cambiare i valori. Noi siamo molto molto attenti, perché è la verità. È chiaro che non possiamo, qualora si dovesse presentare la possibilità di poter arricchire il nostro organico, è chiaro che proveremo a farlo, perché è giusto che sia così, perché per essere protagonisti bisogna, pure se siamo qualcuno in più non fa male, quindi siamo belli vigili sul mercato noi, c'è la squadra anche consapevole di questo, ragazzi, lo sanno, ne ha creato qualcosa, c'è un gruppo importante, non ci sono discorsi che non stanno in cima in terra, siamo una squadra seria, quindi sotto questo punto di vista sappiamo che per poter essere ancora più competitivi può succedere che ci sia qualche innesto e ben venga. Quando, secondo lei, quando è che Del Grande sarà pronto a giocare dal primo minuto? Ma Del Grande è pronto a giocare dal primo minuto. Quindi è solo una scelta? Voglio dire, ormai sono due mesi che sta con noi, non è arrivato ieri, quasi due mesi. Però voglio dire, in questo momento sia Luca che Gianluca danno ampie garanzie, come del resto anche lo stesso Stefano, infatti quasi molto spesso comunque della gara, però noi comunque sotto il punto di vista dei gol, devo dire la verità, stiamo facendo bene, quindi. Però, avete raggiunto, se non sbaglio, la Torre? Sì, però tutti sono pronti per giocare. Chi viene convocato è sempre pronto per giocare al primo minuto, se no non viene neanche convocato.